crouching next to my chin. Try to hold my breath in. Don't wanna wake up. Your heart is my violin. Watching you sleep is comforting. Don't wanna wake up. Wish that I was brave, but I've never been the one. Wish that we could stay like this. I wanna stay. Wish that I was brave, but I've never been the one. Wish that we could stay like this. I wanna stay. If I got superpowers, I'll stop the clock. Be right here in this moment. You're all I want. If I got superpowers, I'll stop the clock. Wish I got superpowers. Your hands touching my hand. Want your fingers everywhere. Wish that I was brave, but I've never been the one. Wish that we could stay like this. I wanna stay. Wish that I was brave, but I've never been the one. Wish that we could stay like this. I wanna stay. If I got superpowers, I'd stop the clock. Be right here in this moment. You're all I want. Superpowers, I'll stop the clock. Wish I got superpowers. If I got superpowers, I'll stop the clock. Be right here in this moment. You're all I want. If I got superpowers, I'll stop the clock. Wish I got superpowers. Oh,
Sognare si può, buongiorno. Oggi sono molto emozionata e molto felice di ospitare Paolo Turati, il dottor Paolo Turati, che è docente, economista, imprenditore, esperto di art market e molto molto altro, perché sei scrittore e tra l'altro hai presentato lo scorso anno la tua ultima creatura e già stai per riproporti con un altro libro, ma adesso ci racconterai tu, perché è un gran piacere, insomma, spaziare con te un po' su tanti argomenti. Piacere, ecco. È tutto mio, Ivana. Grazie, sei gentilissimo. Allora, da dove cominciamo? Abbiamo fatto una bella chiacchierata fuori onda che mi piacerebbe condividere con chi ci ascolta. Siamo partiti da questa situazione che ci portiamo dietro ormai da un anno. Cominciamo dalla fine, come si suol dire, quindi, no? Esatto, da esatto. Dove partiamo? Esatto, partiamo allora, da ora. La chiacchierata che mi proponi e che sono molto contento di fare sull'andamento del mercato dell'arte globale in quest'anno merita proprio il fatto che noi lo si consideri partendo dalla fine. E oggi è un giorno molto importante perché è un giorno speciale per il mercato dell'arte. Quanto si chiude fra pochissime ore una asta solo online di una opera digitale che per la prima volta viene venduta totalmente con diciamo asseverazione digitale, un cosiddetto NFT, questo acronimo di cui noi dovremmo considerare importante, sto Not Fungible Token, che vuol dire che sono opere digitali che non possono essere riprodotte. Il problema della compravendita delle opere d'arte digitali fino ad oggi era che era molto facile il copia e incolla, no? Con l'miglioramento e con l'arrivo della blockchain, oggi questo incrocio di informazioni che tendono a escludere dai blocchi di asseverazione quelle che non sono ritenute affidabili, danno la possibilità di poter vendere effettivamente delle opere d'arte digitali di un grande livello. Si è partiti già nel corso del 2019, quando una opera digitale, in questo caso fatta da un gruppo di ingegneri francesi, il cosiddetto collettivo Obvious, creò questo algoritmo e diede al computer l'incarico di creare un capolavoro, insomma un ritratto. E questo algoritmo è la firma di questo quadro, che poi tra l'altro è anche brutto a vedersi, perché sembra un prete del 1800, insomma fatto pure male, però è il computer che semplicemente sviluppando questo algoritmo è stato in grado di creare questa opera d'arte chiamata Edmond de Bellamy, che per la prima volta era stata passata in asta e come prima opera fatta da un computer in una grande casa d'aste come Christie's ha fatto la bellezza di $400,000, quindi diciamo che niente male. No, niente male. Rispetto a oggi, a questo NFT che è di Deeple, che sta ormai per andare in chiusura, pensate che quest'opera è un'opera che è stata messa in asta senza prezzi minimi e massimi, quindi senza valutazione, con un prezzo minimo di $100. E allora dopo un po' di tempo sono andato a vedere anch'io, dico quasi quasi, se non dovesse salire tanto, questa mattina a 5 ore dalla chiusura dell'asta siamo arrivati a $13,250,000 con 165 bid, quindi 165 offerenti che hanno fatto lievitare questo prezzo. È chiaro, quindi, che è abbastanza importante. È molto importante, è chiaro che cambiamento. La logica di chi fa un investimento di questo tipo lo fa con una logica appunto di tipo esemplare, nel senso di poter dire sono stato il primo che ha fatto un acquisto di questo tipo e fra 150 anni è possibile che ci sia questa storia, anzi ci sarà di sicuro sui manuali di storia dell'arte, come noi abbiamo potuto vedere quelli del 500, del 600 e così via, no? Quindi partendo dalla fine direi che è un giorno particolarmente significativo per parlare
di un mercato che nel 2020 ha avuto una crisi molto importante. Esatto. Ovviamente, come dicevamo prima, mentre chiacchieravamo fra di noi, tutte le occasioni di convivialità si sono quasi spente, e in particolare le aste, quasi tutte quelle internazionali, sono state annullate o si sono trasformate in aste online o in aste ibride e così via. Tutto questo ha creato un calo di fatturato molto importante, perché pensa, Ivana, che nel corso del 2020 mediamente le case d'asta hanno perso dal 20 al 30%, quella che ha perso è veramente stato tanto. Sotheby's, che ha perso il 16% e Christie's intorno al 25%, poi i dealer specialmente ancora peggio, perché le grandi fiere d'arte come Basilea, come Maastricht, come Londra non ci sono neanche state, e quindi tutto questo ha generato su un mercato di 60 miliardi all'anno un bel 25% in meno di fatturato, il che vuol dire posti di lavoro in meno, licenziamenti e così via. Esatto, quindi anche dal punto di vista economico, finanziario, insomma, la stessa crisi che ha subito, se vogliamo, tutto il pianeta da questo punto di vista, ha colpito in maniera importante anche questo settore. Questo settore calcola, Ivana, che ha più o meno circa 300.000 ditte, fra case d'asta, fra galleristi e specialisti, e dà lavoro a oltre 3 milioni di persone nel mondo. È chiaro che c'è stato un grosso calo di fatturato e quindi un grosso calo anche di livello occupazionale. Tutto questo, peraltro, andando a toccare degli operatori specialisti, che se non fanno quello è difficile che si mettano a fare altro, nel senso, effettivamente, un ricercatore del post-war coreano che si debba inventare qualcos'altro diventa un pochettino problematico, certo. E quindi tutto questo ha generato delle ripercussioni in termini di fatturato. Se poi tu mi chiedi qual è stato il livello dei prezzi rispetto al precedente, sì, diciamo che eravamo partiti poi da quello come idea, sotto che cosa dal punto di vista invece non è accaduto niente di grave, nel senso che i prezzi mediamente hanno tenuto, quindi addirittura ci sono stati dei artisti, in particolare quelli africani, ne cito uno, Amoako Boafo, che è stato quello che è stato un po' il caso scuola di quest'anno, che hanno avuto degli incrementi molto importanti. Va detto che in anni come questi, come questo in particolare il 2020, molti collezionisti hanno evitato di mettere in asta opere molto importanti, specialmente senza garanzia o delle case d'asta o di terze parti, perché temevano che il mercato si sarebbe assottigliato e che quindi ci sarebbero stati minori volumi di affari, e tutto questo avrebbe potuto portare a un calo dei prezzi. Però abbiamo avuto dei prezzi comunque molto importanti. Se tu consideri un bacon, è vero, garantito dalla casa d'aste Sotheby's, che ha fatto comunque 84 milioni, per carità, nel 2016 un qualcosa di equivalente ne aveva fatti 142, però sono comunque livelli importanti. Se andiamo a vedere addirittura questo opera rinascimentale che è stata fatta per 91 milioni a gennaio, insomma, da Sotheby's, quindi diciamo che è stato veramente una dimostrazione di forza comunque intrinseca del mercato, nel senso che le cose belle e le cose rare effettivamente riescono ad avere un grande successo. Se un Botticelli come questo da 91 milioni va sul mercato, vuol dire che è uno dei pochi ancora non musealizzati. Esatto, e quando anche ti compri quello puoi anche pensare che valga 91 milioni, perché lì dentro c'è veramente tutta la storia del mondo, insomma. Assolutamente, assolutamente, esatto. Sì. E quindi dobbiamo stare allerta per stasera comprendere probabilmente ormai siamo quasi lì, quando chiuderà l'asta vedremo quest'opera che cosa avrà fatto, ma al di là di tutto è interessante vedere dalle prime notazioni di quest'anno come l'impressione che ci possa essere una discreta ripresa, in quanto le case d'aste e gli operatori hanno dovuto riconvertirsi in grande parte all'online, e quindi le aste online hanno fatturato comunque già nel 2020 il 14% del mercato globale contro il 9% dell'anno precedente. Tutto questo è chiaro che non aiuta a coprire il gap che abbiamo visto del 20-25%, però intanto fa creare delle formule operative che sono innovative, e cominci a vedere anche nel
delle aste online alcuni pezzi importanti di milioni di dollari, quando prima effettivamente era difficile che un collezionista mettesse un'opera da 3, 4, 5 milioni in un'asta soltanto online. Certo. Poi hanno creato una formula particolare, nel senso che innanzitutto hanno cominciato a ibridizzare le aste, nel senso che fino a 2 anni fa le aste erano molto compartimentate per dipartimento, quindi c'erano gli antichi maestri, c'erano gli impressionisti e i moderni, c'era il post-war, quindi l'arte del dopoguerra, e c'era il contemporary, che mediamente facevano ognuno di queste delle sessioni particolari. Adesso, per andare a generare fatturato e per evitare ovviamente dei costi di struttura troppo importanti, molto spesso vengono messe assieme opere addirittura di antichi maestri con opere contemporanee, e quindi ti trovi magari con la battaglia del fiume Metauro di Paolo Uccello, che ha fatto meno di artisti moderni attualmente ancora viventi, no? E quindi questo già è una cosa che te la dice lunga sì, sul livello, diciamo, di sperequazione che può esistere. Dopodiché, addirittura, per cercare di implementare ancora i volumi, hanno fatto due cose le grandi case d'asta. Hanno messo addirittura anche nell'interno divisioni merceologiche diverse nelle aste, diverse da quelle che sono state le belle arti, e cioè in particolare le automobili e il design. Quindi è stato creato assieme, un, no? unico contenitore. Un unico catalogo in cui ti ritrovi magari un'opera di un antico maestro, che non so, come Paolo Uccello, piuttosto che un artista moderno come Jeff Koons, e poi ti ritrovi una magari collezione di Alfa Romeo Scaglietti del 1954, che hanno fatto 3 macchine, 14 milioni, oppure un tavolo da pranzo con sedie di Carlo Mollino. Venendo qua, sono passato proprio davanti alla residenza Carlo Mollino, che è quella del sì, studentesca, quei del Politecnico, che ha fatto 6 milioni, per dire, no? Quindi l'ibridazione sostanzialmente è un po' questo il senso che si è voluto dare per venire incontro alle problematiche di volume di che nell'anno scorso ci sono, certo, state. Tutto questo fa pensare che nel 2021 ci potrà essere una certa ripresa, perché gennaio è andato molto bene, ma d'altra parte è stato un gennaio in cui hanno messo molte aste in estere, in particolare a New York sono state vendute 21 collezioni importanti, che quindi rispetto agli anni precedenti, diciamo, che hanno fatto, certo, un certo tipo di... queste operazioni che abbiamo visto oggi e quelli che sono i cataloghi che si stanno vedendo per le grandi aste di marzo, pare che comunque in qualche maniera riescano a sostenere un certo livello sia di qualità che di volume. Poi tornare ai fasti di qualche anno fa è ancora da vedersi. Il mercato è un mercato, certo, abbastanza stabile, nel senso che a cavallo dei 60 miliardi di fatturato è 10 anni che è lì. Magari fa un anno 10 miliardi in meno, l'altro anno quasi 10 miliardi in più, ma ecco, direi che ha raggiunto un suo equilibrio abbastanza stabile. In realtà la stabilità è dovuta al fatto che molti venditori stanno evitando di mettere opere d'arte veramente importanti in catalogo, perché c'è un disallineamento ormai abbastanza importante fra le aspettative che i certi venditori vogliono su certe opere e quanto sono disposti a pagare i compratori. Quindi, non raggiungendosi un livello di equilibrio, molte volte le stesse case d'aste non sono in grado di mettere delle opere importanti a catalogo, se non garantendole o loro stesse o facendole garantire da terze parti, ma ci, certo, sono dei costi, ci sono dei costi importanti intorno al 10, 20, 30%. Anche allora è chiaro che il venditore deve essere consapevole di accettare questo tipo di costi. Certo. Quindi sono veramente delle operazioni ormai di derivato finanziario, le garanzie di terze parti, che sui top lot, su quelli, diciamo, importanti, ormai cubano intorno comunque a un 20%, o anche di più. In certe aste addirittura c'è il 30-40% che sono garantite. Quindi alcuni finanzieri che sono anche dealer fanno questa operazione e sì, comunque assumono il rischio, conto una commissione, e male che vada possono acquisire l'opera a un prezzo minore. Insomma, c'è un mercato importante, tra l'altro è anche molto affascinante scoprire quali interessi economici ci sono e quanti, tra l'altro, dietro alle opere d'arte, insomma, dietro alla bellezza. In realtà c'è un mondo economico-finanziario molto attivo, sì, prolifico. Sì, sì. Guarda, tu giustamente hai prima
gentilmente citato il mio nuovo libro che uscirà, che uscirà fra un paio di mesi, edito da Giappichelli, è un saggio di economia dell'arte globale, che sarà di 250 pagine, è un saggio, diciamo, quantitativo, dove ho cercato anche di dare dei dati, comunque, diciamo, di scenario, insomma, no? Che in qualche maniera rendessero più leggera la lettura. È un mercato dove ci sono veramente tante discipline che contemporaneamente vengono richieste che siano applicate, perché c'è la critica d'arte, c'è il diritto commerciale, c'è la legge, c'è la parte museale, c'è la parte curatelare, c'è la parte bancaria, i trasporti, le assicurazioni, le custodie. Pensate, quando uno, c'è un mondo. Quando uno effettua un acquisto di un'opera d'arte, tu pensa che devi intanto commercialmente andarti a leggere il catalogo, molto spesso in inglese perché le fanno quasi tutte all'estero, e quindi quando tu accetti comunque di partecipare a un'asta, accetti una contrattualistica che è molto complessa e certe volte, anzi quasi sempre, è allivellata sulla legge estera, quindi tu compri sulla base della legge inglese piuttosto che francese. Certo. Poi quando ti sei aggiudicato quest'opera la devi pagare, e quindi devi organizzarti finanziariamente, la parte sia quella del pagamento sia quella fiscale, perché c'è l'IVA, perché c'è, poi te la devi fare trasportare a casa o dove vuoi, insomma, quindi devi avere la ditta di trasporti, devi assicurare il viaggio. Quando arriva a casa ti devi assicurare l'opera, dopodiché devi fare eventualmente un controllo di asseverazione ulteriore rispetto a quello che hai fatto magari grazie a... È un lavoro questo. È un lavoro a tutti gli effetti. Cioè comprare un'opera d'arte diventa un lavoro. E nonostante l'attenzione più seria che si può, molto spesso no. In alcuni casi incappare in opere d'arte false e capita, se non una regola, ma se non fai attenzione e se non compri con cura, ci capiti veramente con tanta frequenza. Io sono stato recentemente a una mostra del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri Italiano, che sono i migliori del mondo, chapeau. E espongono ogni tanto questi sequestri di opere d'arte, no? E sono tra l'altro fatte pure bene, perché vedi dei Fontana meravigliosi, delle ovviamente falsi come Giuda, ma la cosa interessante che mi facevano rilevare è che la gente che comprava un Fontana in teoria del valore di 2 milioni non è che lo comprasse dal falsario a 2.000 euro, ma lo comprava a 500.000 euro. Quindi è chiaro che vuol dire che c'è una connivenza, perché uno non è che va a spendere mezzo milione per un quadro, l'ho pagato molto meno. Quindi la cosa importante è che il prezzo che uno paga sia quello giusto di mercato. Se ti propongo un'opera a molto meno, già subito c'è lì, qualcosa che non va. Perché questo è un mercato, Ivana, in cui le migliori menti del mondo, tutti i più bravi, sono lì. Quindi evidentemente non è stupido il mercato. Ogni operazione che fa è perché c'è una logica lì. Ovvio. Voglio fare e ringraziare tutti coloro che ci ascoltano e che ci ascolteranno. Quindi un saluto particolare a Giancarlo, ci ascolta da Bruxelles. Ciao. E ancora Armanda Celebrano, Laura Mosca e tutte le altre persone che purtroppo non riesco a vedere, ma che ringrazio per essere in ascolto e per seguirci. Tornando a ciò che tu scrivi, sia al romanzo molto intrigante che hai scritto e presentato lo scorso anno, sia anche quest'opera che stai andando, da qui a due mesi uscirà, ci sono degli aspetti molto interessanti a cui mi hai accennato, che mi piaceva. In realtà questo saggio che scrivo ormai è il mio 12° lavoro. Io le opere che amo di più sono quelle sui grandi artisti, la storia di Caravaggio, Notturno Barocco, che è stato edito nel 2005, e la storia di Jan Vermeer per gli italiani, ma si pronuncia Vermeer, del 2006, editi da Nanke. Sono stati, diciamo, due delle storie che mi è piaciuto di più scrivere, no? Sono stati romanzi storici che come pretesto avevano tutta la tecnicalità relativa a questi maestri. Su Caravaggio ovviamente la storia no, su Vermeer è molto interessante, ti voglio parlare di questo, in quanto la sua storia è stata una storia di non grande soddisfazione. A differenza di altri artisti fiamminghi come Rembrandt, della cosiddetta Golden Age, 1637, quando
scoppia la bolla dei bulbi di tulipano, che oggi, che molti postulano sia simile al Bitcoin di oggi, ma non credo che sia così, però non lo so. Il buon Rembrandt riesce addirittura a fallire perché si mette a fare anche l'imprenditore di stampe, no? E quindi riesce a fallire. Vermeer, che oggi conosciamo per essere, diciamo, uno dei più bei maestri olandesi della storia, la ragazza con l'orecchino di perla, piuttosto Sì. che non ha un grande successo nella vita, produce poco, 40, 42, 46 opere, insomma, più 42 che 46, credo. Comunque, e poi muore quasi in ristrettezza economica, tant'è che poi le sue opere vengono svendute dal liquidatore, dall'esecutore testamentario. Così come peraltro molti artisti hanno avuto questa storia molto triste. Penso a Caspar David Friedrich, per esempio, questo artista tedesco famoso per questi paesaggi gotici, con queste selve, con le rovine, no? Famoso, il famoso viandante sul mare di nebbia, no? Ecco. Ebbene, Vermeer muore abbastanza giovane, insomma, e senza grandi soddisfazioni. Poi sparisce, diciamo, dal mercato, anche perché ne ha fatte poche. Se Caravaggio ne ha fatte tante centinaia di opere, Vermeer ne ha fatte veramente poche decine, insomma. E ricompare, diciamo, nel secolo passato, nel Novecento, sulla base di una ripresa critica da parte di certi curatori, no? Un po' come Roberto Longhi di Alba 1920 ha fatto con Caravaggio. Ma la cosa gustosa per quanto riguarda Vermeer è una storia molto intrigante, se tu me la fai Ma ripetere, sì, ma perché assolutamente, effettivamente. sono, guarda, estremamente Il curiosa perché fatto, hai questo modo di raccontare che è esatto. Allora, appassionato e quindi siamo qua ad il fatto che ascoltare. Vermeer nell'inizio, nella prima metà del Novecento fosse diventato appetibile, ovviamente fece drizzare le orecchie a chi? A uno dei principali collezionisti, che poi così non si potevano chiamare perché erano dei depredatori, che era Hermann Göring. Fra Depredatori. Göring e Hitler erano in concorrenza fra di loro, no? Chi rubava più opere d'arte ai Rothschild piuttosto che, facevano competizione fra di loro. Tra l'altro andavano a criticare l'arte degenerata, che, no, la esponevano e poi però se la collezionavano, insomma. Comunque, l'Olanda viene invasa dai tedeschi, insomma, e Göring naturalmente, adesso che abbiamo l'Olanda, andiamo a cercare qualche opera. Opera di Qualcosa di Vermeer, interessante. che ce ne sono, come abbiamo detto, pochissime in circolazione, quindi era difficile trovarne. E non siamo in Italia, quindi qui ci ha pensato un olandese, ha detto: se c'è mercato, lo creiamo noi. E c'è questo soggetto che è stato considerato a tutt'oggi il più grande falsario di tutti i tempi, Han van Meegeren, che era così bravo nel riprodurre lo stile di Vermeer che si mette a produrre alcune opere in Direttamente. stile vermeeriano, firmandola come se fosse di Vermeer, eccetera, su temi che non erano particolari, specialmente su temi sacri. Vermeer era un artista, come tutti gli olandesi di quel tempo, che diciamo, raffiguravano che cosa? La opulenza della classe borghese, che era molto ricca in quel periodo, quindi queste case con questi damaschi, questi quadri, queste finestre dove ci sono queste donne che leggono le cartoline, no? Sì. Le lettere, eccetera. Ma lui dice: ma io creo qualche soggetto religioso. E Göring, che non se ne intendeva evidentemente molto, vede questi soggetti religiosi fatti sullo stile di Vermeer. Van Meegeren glieli vende come se fosse, e questo se li compra anche pagandogli tra l'altro delle cifre molto molto rilevanti. Importante. Quindi fin qui Göring era contento e il buon Vermeer anche. Il problema sorge quando finisce la guerra, in quanto gli alleati, i famosi Monument Men, ti ricordi, Ivana, questo film, no? Di questi esperti americani che Andavano, vanno nelle cave certo. di sale in Austria a recuperare migliaia di quadri, eccetera, eccetera. Insomma, viene fuori che questo Van Meegeren abbia venduto a Göring delle opere di Vermeer. Quindi lo vanno a prendere e dico: ah,
e lo mandano sotto processo col rischio di pena di morte, perché collaborazionismo con i nazisti e dispersione di patrimonio olandese ai tedeschi, no, figurati. Però nel frattempo Göring si era suicidato, quindi non poteva neanche essere chiamato come testimone della difesa, e lui si difende e dice: no, ma le ho fatte io ho truffato Göring in realtà, quindi mi dovete premiare, dovete dare un premio. E altri dice: sì, ce la racconti così, guarda, se vuoi evitare la pena di morte facciamo una bella cosa, vieni in tribunale e con un pennello, una tela ai colori riproduci queste opere che hai venduto a Göring. Lui fu costretto ad andare in tribunale, era così bravo che riprodusse praticamente queste opere in maniera puntuale e si salvò così la vita, dimostrando che aveva truffato Göring, che non aveva venduto delle opere di Vermeer che in qualche maniera non erano entrate nella sua possibilità. Beh, insomma, gli è convenuto da questo punto di vista essere un truffatore. Un truffatore, e è stato fatto anche un film recentemente, consiglio chi ha voglia di andarselo a vedere, e così come i falsi nell'arte sono assolutamente qualcosa di comunque abboccante, no? Perché poi sono questa, come dire, illusione che ha toccato anche i più eccelsi intelletti. Tu pensa che uno dei principali falsari della nostra storia dell'arte, sai chi è? Michelangelo Buonarroti, pensate. Dai! Quando Michelangelo ancora no. giovane e necessitante di un po' di fondi, insomma il suo mercante gli dice: senti, ho bisogno che tu mi fai un putto dormiente, un po' bello, insomma, però bisognerebbe che magari me lo fai anticare un po', no? Insomma, che sembri romano, che sembri... Insomma, quindi il Buonarroti, riportano le fonti più cattive dell'epoca, si diede da fare, fece questo bellissimo putto dormiente, poi utilizzando delle scavature nella terra, mettendolo dentro urina, a feci di animali, eccetera, lasciandolo lì per un po', quando lo tirò fuori, questo non era più di marmo bianco, ma era tutto, diciamo, corroso, come se fosse stato dal tempo, al che il buon... mercante gli dice: benissimo, allora te lo pago 20 ducati. Lo prende e lo vende a un suo committente di Roma, il cardinal Riario, per 300 ducati. Il cardinal Riario dopo un po' si accorge che quest'opera è falsa, quindi da chi va a protestare? Da Michelangelo, che ne aveva presi soltanto 20, no? Il che insomma lo mette veramente in difficoltà, lui deve dimostrare che lui non intendeva aver prodotto un'opera che sembrasse d'epoca, ma la voleva fare perché esteticamente così andava, quindi si dovette difendere in maniera abbastanza puntuale. La cosa bella è che quest'opera però è diventata un falso con un valore intrinseco molto importante, molto perché è di Michelangelo, quindi è un'opera, pensa Ivana, che è passata successivamente nelle mani del Cesare Borgia, del Conte Valentino, di Isabella d'Este, che è stata una delle più grandi collezioniste italiane, e poi per finire addirittura la corte di Carlo I d'Inghilterra, poco prima che arrivasse Cromwell a tagliargli la testa. E adesso quest'opera è esposta ancora a Whitehall in Inghilterra, o credo a Whitehall in Inghilterra, e fa buona, diciamo, così testimonianza di questo che è stato uno dei grandi nomi, anche loro considerati falsari. Guarda, è affascinante tutto questo, tant'è che Lucia Simonis, che è un'artista che è meravigliosa, che io stimo molto, una grande creativa, dice: averla una persona così che racconta arte nelle scuole, cioè con questo entusiasmo e con questa... Infatti ogni tanto mi è capitato specialmente di andarne a parlare con i ragazzi delle medie ed è molto bello. Poi fortunatamente la scuola di amministrazione aziendale dell'Università di Torino mi ha affidato, oltre al corso di economia di Wealth Management, anche il corso di economia dell'arte, e quindi quest'anno c'è un corso, chi vuole andare può cercare sul sito della SA, è un corso di 250 ore, oltre al sottoscritto, sono anche presidente del comitato scientifico, c'è fior di docenti, quindi è un corso di 200 e più ore, e vogliamo, diciamo, testimoniare con questo che Torino vuole anche nella formazione essere una delle principali città d'arte. Ecco, Torino in teoria è la capitale, d'altra parte lo è, esatto. del contemporaneo, si potrebbe fare molto di più, credo, però ecco, questo è il nostro sforzo, è uno sforzo che grazie anche sia alla scuola di amministrazione aziendale dell'università, la SA, sia agli sponsor, fra cui cito
La Banca Zoaglio, che obiettivamente è stata uno fra i primi a raccogliere questa ipotesi, insomma, cerchiamo di formare, se possibile, anche degli operatori sotto il punto di vista economico dell'arte, perché poi alla fine è quello che è molto utile anche quando tu devi organizzare delle mostre, piuttosto che devi sapere, come dicevamo prima, a 360 gradi, una serie di nozioni. Che sono in realtà molto importanti, molto complesse, non si tratta no. solo di mettere no. in mostra un'opera, ma come dicevamo c'è un mondo poi... Una nazione, anche solo organizzare un'asta, uno dice, questi grandi operatori sono veramente bravi, perché si tratta di trovare i pezzi, mettere in un catalogo, mettere d'accordo il compratore e venditore, arrivare in tempo utile, guardare le opere, esporle, poi fare un giro per tutte le sedi principali del mondo. Adesso si fa meno, ma fino a 2 anni fa queste opere facevano fisicamente il giro, quindi partivano, andavano da New York piuttosto che da Londra, andavano fino a Hong Kong e così via. Adesso diciamo che quello che le case d'aste stanno facendo per cercare nuovamente di agevolare la clientela è, in alcuni casi, 2 o 3 mega sales cosiddette all'anno, di farle partire contemporaneamente considerando l'ora locale delle loro filiali, cioè Hong Kong, Londra, Parigi e New York, che sono le principali, certo, diciamo, hub delle grandi case d'aste, tutte assieme partono in quel momento lì e ognuna si fa un pezzo d'asta. Quindi chi partecipa a quale sessione può intervenire su Hong Kong piuttosto che a Londra, piuttosto che a Parigi, piuttosto che... E quindi diciamo, un aspetto globale. E allora queste mega sales, è stata la prima Christie's a farne uno l'anno scorso, chiamandola così, The One, anche se Sotheby's aveva fatto qualcosa di simile prima, di qualche giorno prima, insomma, e ha dato, diciamo, un contributo in termini di fatturato di un certo livello, e questo ha aiutato a ridurre un pochettino il rischio di calo di fatturato dell'anno scorso, che, passato il primo semestre, si faceva paventare attorno al 40%, quando poi è finito intorno al 20-25%. Quindi, insomma, è stata una mossa importante. Il recovery un po' c'è stato. Esatto. Senti, la nostra mezz'ora è volata. Bene. In chiusura, oltre io a ringraziare te tantissimo per questa mezz'ora, in realtà sarei andata avanti ancora tantissimo, perché sentirti parlare è veramente affascinante, come giustamente diceva Lucia, perché ciò che tu ci porti, al di là dell'argomentazione più, diciamo, professionale che ti si addice, ma è anche qualcosa, la passione, chiamiamola, esatto, quella. che arriva dalla tua passione, che quindi ci trasmetti anche attraverso le curiosità, che sono forse le cose che in qualche modo ci appassionano. Guarda, ogni opera d'arte ha una sua storia, no? E quindi ha una narrazione dietro, ha delle curiosità, delle peculiarità, delle specifiche. Io sono, ovviamente, come molti, arrivato a questo per la passione, da collezionista, insomma, inizialmente. E mi viene bene concludere questa chiacchierata dicendo una cosa: quando uno è appassionato e colleziona opere d'arte e intende fare degli acquisti, non è mai lui che cerca l'opera d'arte specifica, ma è l'opera d'arte che lo va a cercare. È meraviglioso. Quindi, questo, tu, quando sei in giro, è lei che ti richiama, non sei tanto tu che vai a cercarla, insomma. È bellissimo questo concetto. Ridiamo vita a qualcosa che magari è da 200 anni che non c'è più, eppure è ancora una forza di energia per richiamare la tua attenzione. E come si dice, siccome non accade mai nulla per caso, esatto, c'è una comunicazione, esatto, e bisogna anche seguirla attraverso l'energia della bellezza e, esatto, dell'arte, esatto, appunto. E adesso, vabbè, io mi auguro che noi possiamo, magari, chissà, rincontrarci ancora e continuare con piacere. Una chiacchierata come questa, perché è veramente molto emozionante per me e vedo anche per i nostri ascoltatori. Piacevole per me, quindi non mancherà altra occasione. Allora, con questa promessa, io ringrazio il dottor Paolo Turati di essere stato qui a Sognare Si Può, a parlare di arti e poi in realtà 360 gradi, perché non ci siamo fermati al discorso in realtà delle valutazioni, ma siamo andati anche un po' in giro per le curiosità, esatto, che la passione, esatto, poi porta con sé. E a prestissimo, perché a ce prestissimo, l'ha detto, tornerà a trovarci. Grazie, grazie, alla prossima. A te, Ivana. Arrivederci. Ciao.